E siamo con Manolo Ortiz Taglio, che è l'organizzatore, quello che lavora e che vede i circuiti, tutte le organizzazioni della Formula E. Buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo anno, quasi alla fine, qual è il bilancio di questi due anni di Formula E? Per me il bilancio non può essere meglio, no? Io credo che nessuno due anni fa avrei dato anche una lira, come si diceva prima, perché noi siamo arrivati al posto dove siamo. Allora per me è una soddisfazione di essere coinvolto, io che ho lavorato tutta la mia vita in motorsport, per me è una grandissima soddisfazione di aver fatto questi 17 gran premi in mezzo alle città. Allora, questo signore dovete sapere, noi ci siamo conosciuti a Pechino nel mese di settembre, se non mi sbaglio, del 2014, quando c'era la prima gara di Formula E, un po' tutte e due spaesati, da lì ci siamo visti in tutte le corse. E la domanda che ti faccio è, c'è stata una complicazione particolare, a parte Miami dell'anno scorso della quale abbiamo già parlato, dopo quelle, dopo o quest'anno, c'è stata qualche curiosità, qualche complicazione, qualche momento nel quale hai detto chi me l'ha fatto fare? Non realmente, per me anche quello di Miami, devo dire, io sempre lo dico in compagnia, dobbiamo essere preparati che qualche volta avremo delle difficoltà più grosse, no? Fino adesso mai abbiamo avuto per esempio una pioggia grossissima nella quale non si può correre, pensate che tutte le nostre gare si fanno in un solo giorno, allora tutto questo sforzo è solo per un giorno, se quel giorno per qualsiasi motivo, non so, capita qualcosa durante 3-4 ore nella quale già non hai luce per fare delle corse, allora sì, avremo una grande difficoltà. Per me è veramente quello di Miami l'anno scorso, peccato che non abbiamo avuto i primi test, diciamo, quelli del mattino presto, ma alla fine, dopo le qualifiche si hanno fatto e la corsa si è fatto assolutamente uguale, allora non è talmente grave. Io sono stato in altri campionati e abbiamo dovuto sospendere anche una giornata completa, venerdì o sabato, così, questo capita, è motorsport e anche il tempo non lo possiamo controllare, no? Correre in centro a Parigi e correre in centro a Berlino implica delle cose inimmaginabili, immagino. Assolutamente, assolutamente. Io sono un po' preoccupato nel senso che dobbiamo, diciamo, far convincere a tutti i concittadini che sono quelli che abitano esattamente in quella zona dove noi mettiamo tutti questi muri, fence e facciamo una corsa, che questo è buono per la sua città, ma inizialmente quello che ti può dire è, ma scusa, per 3 settimane non ho potuto parcheggiare la mia macchina dove la parcheggio sempre, no? Allora sono delle cose che manca un po' di tempo per far convincere che veramente questo, perché anche se la decisione, diciamo, i primi cittadini l'hanno chiara, dopo dobbiamo convincere anche alla popolazione, che alla fine è quella che soffre. London, Battersea Park, è già pronto? Sì, abbiamo cominciato i lavori già da 2 settimane fa, è vero che tutto il mondo sa che abbiamo avuto dei problemi anche con della gente che non era partidaria di avere una corsa a Battersea Park, ma alla fine io credo che questo anno abbiamo salvato, diciamo, questa situazione negoziando con questa gente. E credo che anche per il comune è molto importante, perché anche si spende molto soldi, si investe molto soldi in tutta quella zona. Allora non è che i cittadini della zona di Wandsworth in Londra possono essere contenti, perché noi lasciamo tanti milioni. C'è un nuovo sindaco adesso a Londra, questo crea più problemi o crea una situazione migliore? No, io direi che disfortunatamente per noi, diciamo, i primi cittadini non sono quelli che comandano dopo sul neighborhood o council, il vicinato, no? Allora il vicinato di Wandsworth da sempre ci ha dato il supporto, sono loro che vogliono averne noi lì, allora sono quelli che veramente stanno lottando contro la gente della sua zona che non li vuole, per convincerli, perché loro ci vogliono, probabilmente per i soldi. Grazie, Manolo, un gusto, sarà un piacere vederti anche a Londra, e così anch'io posso finire la mia seconda stagione intera di Formula E. E io da qui ti devo un'altra volta
ringraziare, perché credo che per me hai fatto un sforzo grandissimo per essere in assolutamente tutte le corse di queste due stagioni della Formula E. Complimenti, veramente. Sono contentissimo e spero di vederti sempre in queste corse. Grazie. Grazie a te.